Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo insieme una cosa veramente, ragazzi, eccezionale. Prepareremo insieme la focaccia in pezzo. Allora, ragazzi, adesso inquadrerò più basso perché così voi potete vedere esattamente come impasto gli ingredienti. Allora, io mi sono già preparata tutto l'elenco degli ingredienti, per cui le farine, l'olio, la lista degli ingredienti. Tante volte voi mi chiedete perché non la vedete scritta qui nel canale YouTube, ma vi ricordo che la lista degli ingredienti, ragazzi, è sul mio sito internet www.lacarlablog.com, sotto il nome della ricetta, sulla foto, insomma, no? Bene, per cui, ragazze, come si dice, bando ai ciance, inquadro basso e cominciamo la ricetta. Ok, ragazzi, partiamo. Allora, io userò questa cassettina, però voi potete usare anche un'altra ciotola, anche rotonda, che è più facile, diciamo, da avere in casa. L'importante è che abbia poi la chiusura ermetica. Vedete, io la chiuderò così con i click, però insomma basta che sia una chiusura ermetica. Per cui cominciamo. Una parte importantissima, ragazzi, è il setaccio della farina, per cui posizionatevi il setaccio così e pian pianino cominciamo a far passare tutte le nostre farine. Questa è una parte molto importante, ragazzi, che tante volte si bypassa, no? Perché? Perché uno dice: ma sì, vabbè, cioè non è un dolce, no, non è una cosa magari troppo delicata da fare. Invece i lievitati sono una parte delicata della cucina e omettere questo passaggio, secondo me, e non solo secondo me, ma soprattutto secondo me, va un po', diciamo, a interferire con il buon risultato della ricetta. Per cui vado avanti Ok, così. ragazzi, fatto questo, ve la distribuite così bene bene. Qui mi sono preparata la mia acqua con il lievito fresco dentro. Mescolo bene bene bene, in modo, diciamo, che si sciolga bene. Anche se resta qualche briciolina, non succede niente. Qua non andiamo a compromettere la ricetta. Ecco qua. E adesso, un po' alla volta, cominciamo ad aggiungere l'acqua e cominciamo a mescolarla. Io questa ricetta ho voluto farla così, senza planetaria, senza niente, proprio per farvi vedere che, insomma, se puoi far tutto, no? Boh. Ecco qua, bagno ben bene dappertutto. Ecco qua. Benissimo. E comincio proprio a lavorare, vedete, il mio impasto così, senza schizzare fuori la farina. Comincio a lavorare il mio impasto così, piano piano piano. Allora, ragazzi, vedete com'è l'impasto? Ecco qua, è un impasto appiccicaticcio, perché qua abbiamo comunque un'alta idratazione. Vedete, ragazzi, com'è l'impasto? Eccolo qua. Adesso così, vedete, si lavora un po' così, vedete, in modo da, cosa facciamo con questo passaggio? Andiamo a stimolare la maglia glutinica, vedete, ragazzi, però tutto in teccia, come si suol dire, no? In teccia qua e in teccia anche in cottura. Per cui vado sempre a girare l'impasto, vedete, così, e osserverete che andrà sempre più a lisciarsi, diciamo, no? Bene, molto bene. Arrivati a questo punto, ragazzi, aggiungiamo l'olio, eccolo qua. Aggiungiamo l'olio, benissimo. E setacciamo anche il malto. Se non avete il malto, ragazzi, eccolo qua, potete mettere anche un cucchiaino di zucchero. Diciamo che il lavoro è quello, però se usate il malto, se voi proverete ad usare il malto, sentirete proprio la differenza, ragazze. Eccola qua, per cui andiamo a ripulire bene. Adesso, vedete che io ho un cucchiaio, adesso cambio e prendo una spatolina, una Marisa. Ecco qua, vedete, ragazzi, per cui adesso con una Marisa andiamo, diciamo, un po' meglio a pulire e a lavorare soprattutto il nostro impasto. Vedete? Vedete la consistenza? È bellissimo, veramente è bellissimo. E andiamo ancora un pochettino a mescolarlo così, anche se poi, ragazze, fra poco passiamo alle mani, ve lo dico. Incorporati tutti gli ingredienti, non ci resta che aggiungere il sale. Per cui aggiungiamo il sale al nostro impasto, eccolo qua,
e andiamo sempre con movimenti dall'esterno, vedete, verso l'interno a incorporare il nostro sale, per cui così, così, benissimo, dopo ci do sempre una giratina. Bene ragazze, a questo punto fate sempre dei picchiettamenti così, questo è come un po' schiaffeggiare l'impasto, vedete? Fate proprio tun 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 così, un po' di giri e adesso con le mani. Allora ragazze, goccetto d'olio sulle mani, eccolo qua, benissimo, e andiamo a lavorare il nostro impasto, per cui vedete, creando proprio, adesso io cerco di girarmelo così, vedete, io prendo l'impasto e creo delle pieghe così, per cui dalle parti lunghe e dalle parti strette. Eccolo qua, vedete, creiamo proprio delle pieghe così. Poi ci giriamo il contenitore, andiamo di nuovo a creare, vedete, più voi tirate l'impasto, vedete, più lo fate crescere così, e meglio è, per cui creo proprio delle pieghe così e poi metto a riposo una ventina di minuti. Eccoci qua ragazzi, trascorsi 20 minuti vedete la pasta come si è rilassata, per cui apro di nuovo il mio coperchio. Io adesso userò un tarocco così che è un po' morbido come tarocco, vedete, e con questo andiamo molto bene a recuperare il nostro impasto, vedete, e a fare lo stesso delle pieghe verso l'interno, vedete com'è molto più liscio adesso, eccolo qua. Per andare a recuperare negli angoli usate l'altra parte, eccolo qua, perfetto, e andiamo a, vedete, recuperare un po' tutto il nostro impasto, sempre portandolo dal lato da tutt'altra parte, vedete, eccole qua. Per cui l'impasto lo sposterete da destra verso sinistra e così. Per cui fatto un giretto di pieghe così, non preoccupatevi anche se resta un po' di impasto ai lati, poi lo recuperiamo. Fatto un giretto di pieghe così, altro riposo da 20 minuti. Nanna! Eccoci qua ragazzi, altro giro, altra corsa. Per cui prendo sempre il mio tarocco e faccio delle altre pieghe sempre accompagnando, vedete, l'impasto così, per cui lo prendo e lo porto, lo prendo e lo porto. In tutto questa operazione va fatta 3 volte, per cui questa è la seconda, la faremo un'altra volta, eccola qua, prima dell'ultimo, no, del riposo più lungo, diciamo, no? Eccola qua, per cui girettino e andando altri 20 minuti. Ok ragazzi, allora, ultimo giro di pieghe della nostra focaccia. Eccola qua. Eccola qua. E poi la lasciamo a riposo. Eccola qua. Per 3 orette. O anche 2 e mezza, dipende sempre dal calore che avete in casa, ragazza. Però dovete vederla bella raddoppiata. Ok, a dopo. Eccomi qua ragazze, passate 3 ore, la nostra focaccia direi che ha lievitato, voi cosa ne dite? Allora ragazze, vi preparate una pentola antiaderente, andiamo a mettere dell'olietto sulla base, extra vergine di oliva, per cui un po' di olio così, vi prendete uno Scottex e andate, comunque andate, diciamo, a distribuire il vostro olietto sulla base, eccolo qua, perché adesso la nostra è sui bordi, perché adesso rovesceremo la nostra focaccia. Allora ragazzi, in quadro basso, così adesso vedrete bene bene bene. Allora cosa dobbiamo fare? Avete messo l'olietto qua? Bene. E adesso ragazzi, guardate la meraviglia, andiamo a rovesciare la nostra focaccia, eccola qua, vedete, guardate come viene, potete oliarvi anche le mani, ma lei scende bene, eccola qua,
L'impasto si è ben che ben rilassato, vedete, eccolo qua. E adesso andiamo a spingerla, vedete, pian pianino, eccola qua, andiamo a spingerla nella nostra teglia, eccola qua, eccola lì. Allora ragazze, bel giretto, ragazze, ragazzi, insomma, no? Bel giretto di olio e andiamo a formare i buchetti. Eccomi qua, allora. Ragazzi, non dovete aver paura dell'olio perché la focaccia viene buona con l'olio, ragazzi. Per cui, trac, 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 fino in fondo, trac, trac, trac. Ragazze, eccola qua. Vedete come io l'accompagno? Eccola qua, benissimo. Eccola qua la nostra focaccia, bellissima. Bene ragazzi, adesso la copriamo, aspettate che lo inquadro da vicino, la copriamo con una pellicola e la lasciamo riposare circa una ventina di minuti e poi la inforniamo a forno preriscaldato, ventilato, a 230 gradi, mi raccomando, bello bello caldo, 230 gradi ventilato, 220 se il vostro forno non arriva a 230, e la dobbiamo lasciare dentro finché la vedete bella dorata, dipende molto dal vostro forno, sapete ragazze, ecco, per cui questo è quanto. Se voi non avete una teglia antiaderente, ecco una cosa importante, se voi non avete una teglia antiaderente dovete preriscaldarmi la teglia del forno un pochino. Eccola qua ragazze, guardate, eccola qua ragazze, guardate ragazze, ragazzi, guardate la nostra focaccia. Allora, ha fatto l'ultimo riposino e adesso una pioggia di rosmarino, potete mettere anche dei pezzettini di pomodoro se volete, io metto così del rosmarino, potete mettere anche origano, ma la faccio proprio classica col profumo della focaccia, per cui forno preriscaldato ventilato 230-220 gradi, va benissimo lo stesso, finché la vedete bella dorata, ma guardate che una ventina di minuti dovremmo esserci, ragazze, per cui pronti. E dopo una ventina di minuti del mio forno, allora ragazzi, mi raccomando, i primi 10 minuti a 230 e poi gli ultimi 10 minuti a 200-210, insomma, ecco. Poi dipende sempre dal vostro forno, ma ve la faccio vedere, guardate che meraviglia la mia focaccia! Ta 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 ta. Beh, bellissima. Eccola qui ragazze, adesso tiriamo fuori la nostra focaccia. Mi raccomando, una volta che spegnete il forno, passati 20 minuti circa, lasciatela riposare dentro altri 7, 8, anche 10 minuti, per cui da 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 da. Mamma, che calore! Guardate la nostra focacciona. Mamma che bella. Che bella. Allora ragazzi, nota bene, io l'ho impastata alle 2:30 ed è pronta per la sera, 2:30 del pomeriggio ed è pronta per la sera, per cui una bella ricettina, ragazze, eccola qua. Ragazzi, scotta, però questa è la focaccia, guardate che bella. Va bene, la tagliamo ragazze. La taglio così, proprio per farvela vedere, croccantina, ho tagliato bene, aspetta che taglio un po' meglio, eccola qua, fumante ancora ragazze, ma questa è la mia focaccia, velocissima ragazzi, veramente velocissima. Suona il campanello, l'avete sentito?